Ma la reazione penso che sia stata unanime, perciò contraria, assolutamente contraria, proprio tutti. Quelli più anziani per la memoria storica, come me, che portavano tutti i bambini in Valvertova da piccoli, quando non si poteva andare di qua e di là. E anche i giovani, perché io credo che ci sia un po' di coscienza adesso sul fatto che l'ambiente è fondamentale per il loro futuro, altrimenti dove vanno? Cosa fanno se non c'è aria e acqua pulita? Possono lasciare tutti i nonni, i genitori i beni, ma a cosa servono se loro non hanno l'aria e l'acqua pulita? È fondamentale per la vita dell'uomo e del resto è stando a contatto con la natura che ci si sente vivi, che ci si sente completi, perché davanti ai videogiochi, davanti ai telefonini non si sentiranno mai come quando si è a contatto con la natura. Sta avanzando un tipo di cultura in Italia che a me preoccupa tantissimo, che è proprio la cultura del decido io. Quando il popolo incomincia a delegare, è finita. Se tu deleghi, è finita per te. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità nella vita e dire: a me questo non sta bene. E dobbiamo sempre pensare in gruppo, mai da soli, perché da soli è difficilissimo. Se si unisce, come qua c'è stata unione, se c'è l'unione, dove c'è l'unione c'è la forza. 7500 firme sono state raccolte, che ne ho raccolte un po' anch'io, abbiamo raccolto le nostre firme. I sindaci sono stati intelligenti, erano d'accordo anche loro sul fermare questo scempio, perché sarebbe stato veramente uno scempio ambientale. Innanzitutto bisognerebbe sempre andare ai consigli comunali, dove lì vieni a sapere cosa bolle in pentola e loro decidono, e fa comodo a loro, a tutti fanno comodo che il popolo non sappia, perché quando il popolo prende coscienza delle cose si dà anche da fare e ti dice no. La coscienza collettiva, del collettivo, è fondamentale.